Buonasera a tutti, stiamo iniziando ora il primo del ciclo dei webinar sul femminile sacro. Sono felicissima di avervi online con tutte le mie sorelle che vi presenterò tra poco. Io sono Sara e inauguro questo ciclo insieme raccontandovi un po' quello che è per me la coscienza creatrice. Ho iniziato molto giovane il percorso spirituale e avevo una vita che non mi piaceva per nulla. Su varie cose, dal lavoro alle relazioni, rapporto disastroso con la famiglia, rapporto disastroso anche con me stessa, ma molto curiosa e soprattutto molto desiderosa di non rassegnarmi e di trovare nuove vie. E ho scoperto che attraverso la consapevolezza di essere tutti divini e di essere tutti creatori c'era l'essenza del potere che stavo cercando, che era il potere della gioia, il potere di essere soddisfatta, realizzata nelle mie giornate e di crearmi la vita come volevo. Quando Luca ha proposto questo bellissimo ciclo di appuntamenti e mi sono ritrovata quasi magicamente dentro il titolo di stasera, Il risveglio della coscienza creatrice, l'ho sentito profondamente mio. Intanto perché è proprio attraverso la consapevolezza che riusciamo a diventare realmente abili nel gestire e nel indirizzare la nostra esistenza verso i nostri desideri e verso la realizzazione di questi desideri. E la consapevolezza più ampia che ho trovato è quella spirituale, che è sempre in evoluzione, la sto continuamente trovando. E quindi per coscienza intendo proprio la consapevolezza della nostra essenza e di come questa crea continuamente ogni aspetto della nostra realtà, dal denaro al corpo fisico, se abbiamo 2 chili in più o 2 chili in meno, anche questo lo crea la nostra coscienza divina. Se andiamo d'accordo con gli amici, se siamo capiti, se riusciamo a essere apprezzati, se riesco a essere stasera online su questo web con voi, l'ho creato, l'ho richiesto, l'ho desiderato, l'ho portato attraverso un percorso interiore in consapevolezza. Io ho lavorato tanto nell'ultimo anno e mezzo sulle mie paure della visibilità, sto lavorando tuttora sulla comunicazione del mio quinto chakra, sul trasmettere la mia essenza attraverso la comunicazione e anche sull'espansione del mio percorso spirituale come coach al mondo. E stanno iniziando ad accadere. Quindi questo webinar rappresenta il primo tassello magico di desideri che si stanno avverando, che ho creato nell'ultimo anno e mezzo. Le modalità sono tantissime con cui creare, dalla creazione proprio in senso più diffuso e più semplice, conosciuto come la creazione artistica. Avremo delle artiste in questi webinar che sono anche ricercatrici spirituali. Può essere una creazione intellettiva, può essere di pancia, può essere di cuore, può essere incasinata anche e non strutturata. L'importante è che parta veramente da una consapevolezza del dentro, di chi siamo, di chi vogliamo essere e di dove vogliamo andare. Almeno questo è quello che ho sperimentato io. Mi sono ricostruita tutto attraverso il percorso spirituale, i gruppi di amici, le relazioni con la mia famiglia, che sono stata ostacolatissima nei primi anni. E adesso vivo un bellissimo supporto con loro e sono anche non solo miei sostenitori, ma in parte anche miei clienti, addirittura i miei familiari. Mi sono costruita viaggi, la mia indipendenza economica, mi sono costruita informazione, consapevolezza e corsi. Seguo tantissimi corsi anche di altri colleghi. Mi sono costruita una libera professione al 100%, in più campi tra l'altro. Quindi dal nulla che avevo a 26 anni, nulla perché era tanto in realtà, ma di cui non mi piaceva nulla, ho ricostruito un altro mondo, completamente ricreato. Quindi il messaggio che vorrei portare è che è possibile
abbiamo tutti il potere interno di fare questo, che è un potere divino. La realtà funziona secondo leggi di creazione che si possono assolutamente scoprire, imparare, e può essere un gioco. Non è un percorso pesante, non deve essere un lavoro, non deve essere un percorso difficile, anzi, io dico sempre che il percorso spirituale è per i pigri, perché in realtà io sono un po' pigra. Pigra in che senso? E non mi va di soffrire, non mi va di litigare con la gente, non mi va di rischiare di non avere soldi per pagare le cose che mi piacciono, non mi va di trovarmi che non mi piaccio con il mio corpo, non mi va assolutamente di ammalarmi, io le influenze stagionali, medicinali, tutte quelle cose lì non le sopporto, mi annoiano e mi stufano. E quindi ho scoperto attraverso il lavoro interiore, i percorsi spirituali, i percorsi di consapevolezza, che tutte queste cose potevo evitarle e potevo creare la realtà come la volevo. Cito una cosa che mi caratterizza da quando ho iniziato il percorso spirituale, che è esattamente, adesso ho 34 anni, ne avevo 26, quindi sono 8 anni fa, io non ho più preso un'influenza. E la prendevo tutti gli anni, 2 volte all'anno. Uno dei primi successi è stato quello, ok, nella mia realtà non ci sarà l'influenza stagionale. Quindi anche riscontri molto pratici, molto concreti, attraverso il percorso spirituale sono riuscita ad ottenere. È molto materiale lo spirito. Io vivo una vita molto materiale. Lavoro anche in discoteca, faccio la ballerina, faccio la modella, oltre alla coach spirituale. Quindi vivo in realtà molto materiali o anche materialistiche. E grazie alla consapevolezza spirituale, tutta la materia che vivo in queste realtà, che è il corpo, ma è anche il denaro, ma è anche il marketing e cose molto molto terrene, tutte hanno assunto un andamento, un'aura magica, fluida e perfetta, che è assolutamente un'aura spirituale. Quindi l'essenza della coscienza creatrice può fondere insieme la materia e lo spirito ed essere realmente un aiuto pratico per problemi molto molto concreti e molto molto quotidiani, anche in realtà molto molto materiali. E l'obiezione, la domanda che ricevo ogni tanto è: ma come fai a conciliare il percorso dell'immagine o delle feste o della moda col percorso spirituale, che sembrano due mondi così diversi? Sembrano. In realtà il mondo fuori è il mondo dentro, e quindi quando dentro sei consapevole della tua potenza creatrice e impari a giocarci e impari a modellarla, tutta la tua realtà vive di questo e puoi goderne. E la pigrizia è quella di chi non vuole soffrire, per me è una bella pigrizia sana, non come vizio. E quindi consiglio a tutti di intraprendere un percorso di consapevolezza per poter raggiungere una bella soddisfazione in tanti ambiti. Conosco tante ricercatrici, ne sto conoscendo di nuove attraverso questo progetto organizzato da Luca, e noto veramente che tutte hanno portato un contributo molto molto concreto e molto rilevante alla loro vita e a quella degli altri. Ed è importante che questo messaggio, secondo me, passi, che la spiritualità non è una semplice filosofia o modo di vedere la vita o sensazione interiore, è uno strumento pratico di creazione della propria realtà materiale, creandola nella gioia, nella bellezza, nell'amore e nella condivisione. E non mi sento di dire altro, mi sento realizzata così, di avervi dato, spero di avervi dato la mia pancia e il mio cuore in questo. E passo la parola ad Alessandra, che parlerà dopo di me, stasera saremo in 4, e vi auguro di godervi tutto.
grazie Sara. Mi piace presentarmi a voi come un'innamorata del linguaggio. Ho fatto un po' di riflessioni in questi giorni ed è emersa questa cosa. Però prima di raccontarvi le cose che mi ero annotata, volevo condividere appunto, rispetto a quello che ha detto Sara. Anch'io per tantissimi anni è come se avessi vissuto una doppia vita, perché sono riuscita a fare della scrittura professionale anche il mio mestiere. Però per tanto tempo c'erano come due mondi che vivevano uno accanto all'altro, perché nel lavoro giornalistico ho avuto l'occasione di entrare in un mondo che forse più materia di così non si può immaginare. Il mondo dell'economia e nella fattispecie quello che in gergo tecnico si chiama largo consumo, quindi la grande distribuzione, gli ipermercati, il marketing e quant'altro, tutto quello che è proprio consumismo con la C maiuscola. Parallelamente a questo, diciamo che da circa 20 anni ho cominciato a fare un po' di esperienze in campo spirituale, a sperimentarmi, a fare ricerca e anche a scriverne. Quindi fino a un certo punto di questa vita, queste due vite parallele erano un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, finché a un certo punto si sono, diciamo, più armonizzate, per cui io attualmente riesco a lavorare, diciamo, guadagnandomi la pagnotta. Però scrivendo anche a volte di cose di spiritualità. Ok. I linguaggi. Io sono partita da un'esperienza artistica di studio di arte, però la mia passione, che fino a un certo punto ho pensato fosse solo un'eredità di famiglia, nel senso che in entrambi i miei rami familiari c'è questo vezzo di scrivere. In realtà per me la parola scritta è il linguaggio, è il mio modo di esprimermi, per cui io stasera sono alla mia prima volta di fronte a una telecamera con una cuffia e onestamente proprio non è il mio habitat naturale. Io in genere sto dietro lo schermo, ma non vengo vista. E scrivo. Infatti amo molto la posta, amo Facebook, amo tutti i sistemi per chattare, però vabbè, anche questa è stata una bella occasione per mettersi alla prova. Ecco, nella riflessione, nell'intuizione più che altro che è emersa, dice il linguaggio, che cosa ha a che fare appunto con il risveglio della coscienza creativa, che il linguaggio è creazione, ovviamente, e personalmente, ecco, l'ho vissuto nei suoi due aspetti. Se avete vagamente presente cos'è il Tao, appunto, Yin e Yang, attivo e passivo, ricettivo, scusate. Quindi, linguaggio, l'aspetto ricettivo, Yin, che si può sperimentare tramite la lettura, quindi un lettore riceve, però entra anche in relazione diretta con l'autore, e un altro pezzettino di questa vita l'ho trascorso studiando mediazione familiare. È stato un tassello che mi è servito per sistemare i panni sporchi che ho lavato di casa mia. E però diciamo che ho allenato la capacità di ascolto empatico e ascolto professionale, quindi, per chi lo sa. Quindi lettura e ascolto. L'aspetto invece Yang del linguaggio, appunto per me significa diciamo, professionalmente creare resoconti, cronache, report di fatti o di eventi a cui partecipo. Mrs. Hyde, ho sempre amato scrivere, scrivevo lettere, scrivevo diari, ma la mia dimensione
prediletta che dopo questo progetto dovrò assolutamente riprendere in mano è il testo mitico, la fiaba. La mia dimensione massima, io anni fa ho scritto delle fiabe e rileggendole io stessa dicevo: ma chi è che ha scritto questa roba? Cioè è qualcuno o qualcos'altro che entra in gioco e crea. Quindi il linguaggio scritto come possibilità di entrare in contatto con uno stato di coscienza più ampio, più espanso, superiore, come lo vogliamo chiamare, un campo collettivo di memoria o di futuro, non ha importanza, che però ci permette di creare, nel mio caso, attraverso la scrittura. La scrittura cosa vuol dire? Usare delle parole, e la parola è una forma, è un guscio, è un contenitore che trasmette un contenuto, un messaggio. Però, come diceva il buon De Saussure, semiologo di fama francese, non c'è il guscio e poi qualcosa che gli si mette dentro. In realtà, appunto, significante e significato, lui li paragonava con una bellissima immagine ai due lati dello stesso foglio. Quindi non c'è una cosa che inizia e l'altra che gli va dentro. Passaggio successivo di questa riflessione. La parola, al di là del significato letterale, chiaramente, o del significato che può assumere la poesia o il romanzo nei vari registri, in realtà comporta più livelli di comprensione. Questo lo sanno bene i critici e l'ermeneutica, che parla appunto di interpretazione dei testi, però siamo ancora nel tecnicismo appunto degli scrittori. Uno dei più grandi insegnamenti che io ho ricevuto è stato proprio il riuscire a dare un nome a quello che io sento da quando ho l'uso di ragione in questa vita, quantomeno, che la parola può essere letta a vari livelli. Allora, oggi pomeriggio stavo intessendo la mia scalettina e mi è ritornato in mente una cosa che ho letto tanti anni fa in uno degli innumerevoli libri che sono stati creati con le canalizzazioni di Crayon, e sono andata a cercare e ho visto che Crayon utilizza ancora questo termine del terzo linguaggio. Allora, la parola vera, quella che impatta, che resta nel tempo, che probabilmente è eterna, la parola che conosciamo tutti dei testi sacri, ma i testi sacri oggi per noi sono le canalizzazioni, sono gli insegnamenti delle maestrie, ascese o viventi, comunque insegnamenti con la I maiuscola. Ecco, il terzo linguaggio vuol dire che la parola, al di là delle lettere messe in fila o di quello che uno può comprendere con la sua mente, è in realtà un veicolo di energia potentissimo che attiva risveglio, attiva trasformazione e cambia le persone. Ecco, questo è il succo di quello a cui io posso dire di essere giunta in questo momento, che è un punto, però è una cosa che io ho sempre sentito, che ho percepito. Io ho proprio questa sensazione anche ancora oggi quando mi leggo i romanzi, di entrare in contatto diretto con lo scrittore e la scrittrice, e questo in realtà accade, perché nel campo di coscienza noi entriamo letteralmente nel testo. Se il testo poi è, diciamo, spirituale o mitico o sacro, chiamiamolo come siamo abituati, come c'è vicino nella nostra tradizione e cultura, entriamo letteralmente in un campo. È una porta il testo. La parola è, nel caso mio, io quello che adoro è la parola letta, perché non sono uditiva, però anche la parola ascoltata dalla viva voce è assolutamente efficace in questo. Io volevo terminare, perché vabbè, il sugo di quello che volevo dire l'ho detto, con una cosa che anche questa è una cosa di anni fa, però che
emersa. Questi giorni riflettendo cosa dico, cosa racconto, cos'è che può... Ve la leggo e poi vi saluto e passo la parola a Lorenza. Voi che noi amiamo, voi non ci sentite, ci credete così lontani, eppure siamo così vicini. Noi siamo i messaggeri, non il messaggio. Il messaggio è l'amore. Noi non siamo niente, voi siete il nostro tutto. Lasciateci vivere nei vostri occhi. Guardate il vostro mondo attraverso noi. Riconquistatelo attraverso noi. Allora saremo vicini a voi e voi a lui. Non è Crayon, è Wim Wenders, così lontano, così vicino, è un film del 1993. E c'erano gli angeli, dopo il cielo sopra Berlino, anche così lontano, così vicino. Vi ringrazio, passo la parola a Lorenza che parla dopo di me. Ale, grazie mille per quest'ultima citazione che non conoscevo ed mi ha toccato, e quindi grazie infinite sia ad Alessandra che a Sara e poi a Darshana che parlerà subito dopo di me. Buonasera a tutti, io sono Lorenza, il risveglio della coscienza creatrice. A proposito di questo tema, io questa sera vorrei raccontarvi una storia. Luca, se vuoi, puoi mettere il video. Questa è la storia di una ragazza che a 27 anni aveva un lavoro a cui tante ragazze della sua età potevano ambire. Un lavoro nella moda, come assistente barra factotum di una stilista. Lavorava a tempo pieno in questa azienda. Il lavoro era parecchio impegnativo, sì, come la sua titolare, e quella del Diavolo Veste Prada in confronto sembrava una niente. Ma lo stipendio era davvero ottimo. Aveva pure il rimborso studi per l'auto e andava due volte l'anno a Parigi per il Fashion Week, in cui vedeva Bayer, questo no, quindi facevano le persone per i vari negozi, provenivano da tutto il mondo, e andava a centri e diversi, gli venivano regalati vestiti e accessori. La carriera davanti a lei si presentava rosea, a tempo indeterminato e piena di soddisfazioni e successo, sotto tutti i punti di vista. Voi direte, beh, niente male, quello a cui tutti ambiscono nella vita è avere un bel lavoro, di successo, ambizioso, che fa guadagnare bene e soprattutto sicuro, a tempo indeterminato. Cosa si può volere di più? Beh, sapete, nella vita non sempre quello che gli altri vedono come oro, alla fine lo è per chi lo sta vivendo. Sì, perché questa ragazza non era felice per niente. Si rendeva conto di avere tutto, almeno quello che la gente pensa razionalmente che sia tutto. La bellezza, un bel lavoro, pieno di lustrine e denaro, super fashion e accattivante. Poteva persino vantarsi di andare alle Fashion Week di Parigi, cosa mica da poco. I suoi genitori, dopo tante preoccupazioni per il futuro incerto della loro figlia, finalmente sereni e tranquilli. I suoi amici orgogliosi e anche affascinati da questo stile di vita così super cool e altolocato. Tutto fuori sembrava così giusto. E allora perché dentro sembrava così tutto sbagliato? Perché la povera ragazza si sentiva così triste, frustrata e sola? I giorni e i mesi passavano e tra un malanno di salute e l'altro, roba da poco, qualche herpes sul labbro, febbre, un raffreddore, la ragazza si sentiva sempre più in trappola, ingabbiata in una gabbia d'oro, dentro la quale si sentiva sempre più soffocare. Che cosa c'era che non andava in lei?
Questa domanda le rimbombava nella testa come una cannonata costante, ma la risposta tardava ad arrivare. Fino a quando, in una domenica piovosa, non fu invitata a partecipare ad un incontro olistico da un suo caro amico. Olistico? E cosa sarebbe, scusa? Ah, guarda, non lo chiedere a me, perché manco io lo so. A me mi hanno semplicemente invitato, rifece il suo amico. Entrambi presi dalla noia, ma interiormente spinti da qualcosa di più grande che le loro anime stavano interiormente tramando, totalmente inconsapevole di ciò che le sarebbe aspettato, la ragazza andò a quell'incontro. Ancora non sapeva che quel giorno le avrebbe completamente stravolto la vita. Già, perché molto spesso nella vita i puntini si collegano solo alla fine di un determinato viaggio. Mentre percorri la strada, molto spesso ti sembra di brancolare nel buio, e anche per lei era stato così, fino a quel giorno. Sì, perché quel giorno, quando uscì da quell'incontro, qualcosa era cambiato. Una fiamma, che sempre era stata accesa dentro di lei, fu finalmente percepita. Era la fiamma della passione. La fiamma che brucia e che si autoalimenta quando troviamo consapevolmente il sentiero della nostra anima, quando lo sentiamo. Finalmente i puntini si erano uniti. Finalmente la ragazza aveva capito il motivo di tanto malessere e la risposta a quel punto sembrava così semplice. Stava semplicemente sbagliando strada. Una volta capito questo, la ragazza si mise subito a studiare, a fare corsi, a leggere libri e un bel giorno decise anche che non poteva più continuare a portare avanti il lavoro nella moda. Non aveva nulla di certo con cui poter sostituirlo, con cui avere la sicurezza di uno stipendio, ma aveva la certezza che non era più in grado di proseguire qualcosa che non sentiva. Era pronta, in piedi, sull'orlo del precipizio, con i piedi saldamente ancorati alla terra della sicurezza e della tranquillità, che mai come ora le sembrava così insostenibile e vuota rispetto a ciò che le si parava davanti. Il nulla, l'incertezza totale, il vuoto. Ma quel vuoto aveva una pienezza che sapeva di lei. Aveva un profumo mai sentito prima, dei colori nuovi da scoprire ed esplorare, e l'eco di questo vuoto incerto la chiamava. E così si buttò. Si licenziò dal suo lavoro e lo comunicò a tutti, trovandosi davanti solo occhi increduli e terribilmente preoccupati, a cominciare dai suoi genitori. E non aveva un altro lavoro come paracadute, no, aveva solo la certezza che finalmente, per la prima volta nella sua vita, aveva scelto lei. Dopo quella decisione così apparentemente folle, come per magia, la strada della ragazza coraggiosa apparve chiara davanti a lei. Ad ogni passo si illuminava il successivo, e così era facile sapere dove mettere i piedi. Sì, perché quando inizi a scegliere te stesso, all'inizio sembra dura, ma poi l'universo si svela davanti a te e tutto diventa facile. Sono passati 4 anni da quel giorno ed eccomi qua a raccontare la mia storia, a portare consapevolezza alle anime in cammino, attraverso il mio esempio e con il mio esempio. Sono pronta a prendere per mano chi è pronto a lasciare il porto sicuro dell'apatia e del non amore di sé per salpare verso nuovi orizzonti. Orizzonti dimenticati ma conosciuti in realtà, che sono lì ed aspettano solo di essere ritrovati e riscoperti. Orizzonti di terre lontane che hanno il sapore dell'amore di sé, della gioia, della grazia. Nel magico viaggio di ritorno all'uno attraverso la meravigliosa esperienza che è la vita. La vita è semplice se segui la strada giusta, e l'unica strada giusta è quella del tuo cuore. Segui il tuo cuore passo dopo passo, costantemente. Abbi il coraggio di sceglierti sempre e pian piano vedrai spalancarsi
nella tua vita la bellezza che stavi tanto cercando. Scegli te. E, ovviamente abbiamo avuto problemi tecnici, quindi la musica che avevo scelto di sottofondo, che creava quel pathos che a me piace tanto, si è persa, ma sono sicura che in realtà non si è perso il messaggio che ho mandato. Il succo di questa storia, che poi è il mio esempio, è che il risveglio della coscienza creatrice io l'ho sperimentato in prima persona. E quando inizia il risveglio interiore, si risveglia tutto, si risveglia la creatività, si risveglia la gioia di vivere, si risveglia la felicità. E si apre anche, man mano che uno incomincia a scegliere sempre se stesso, il cammino, il sentiero che la propria anima ha già scelto e che è davanti a noi, che aspetta semplicemente di essere riscoperto, e veramente la vita diventa magia. Io lo so e lo posso dire perché l'ho sperimentato, e quindi spero davvero che possiate tutti prima o poi avere... sicuramente avrete tutti l'occasione di poter confermare questa storia e spero di riparlarne con voi. A presto. Passo la parola a Darshana. Grazie Lorenza, grazie a Sara e ad Alessandra, grazie a Luca che ha messo in piedi questo progetto. E ci siamo riservate una scaletta. E io parlerei ora alla fine e in qualche modo mi sentirei anche di coagulare le testimonianze di ciascuna, perché ciascuna ha detto qualcosa che comunque appartiene anche a me, e proprio questo, è proprio questa la magia del fare gruppo. E così quando ho pensato al titolo di questo primo evento e subito si è creata una sinergia tra tutte e quattro, e quindi è un momento meraviglioso di unione e di condivisione. Lavoro nel mondo dell'arte da sempre, fin da piccola, dal giornalismo al teatro, e proprio nell'ambito del lavoro artistico è nata l'esigenza di uscire dall'estetismo dell'arte per entrare invece in una verità più profonda dell'arte come creazione del sé. E così, lasciando anch'io la famiglia, lasciando il mio luogo di origine, mi sono messa in cammino, lasciando anche certe agiatezze economiche, mi sono messa in cammino ricominciando da tre, molti, molti anni fa. Portando in qualche modo la mia volontà di essere diversa, perché tale mi sentivo ed ero, toccata da certi aspetti della grazia che mi si rivelavano in maniera del tutto inusuale e che mi rivoltavano sempre come un guanto, e quindi mettendomi in cammino, portando questa diversità nell'amore. E un bel giorno presi una decisione, dopo una chiamata di quelle importanti, dopo una connessione molto profonda con i regni superiori, un dono ricevuto fin da piccola, questa qualità di mettersi in contatto con il mondo dell'invisibile, che poi è una qualità molto femminile, lunare, la grande madre, no? E in questa giornata in cui ricevetti una di quelle chiamate improrogabili, decisi, bene, da oggi metterò la mia arte al servizio dell'amore, quindi non più al servizio dell'estetismo, ma al servizio dell'amore. E nacque così un mio primo metodo di lavoro con le persone e anche con il femminile. Il laboratorio Teatro Donna, non posso mai dimenticarlo, e il teatro transpersonale, cioè qualcosa che andasse al di là della persona per lavorare su degli spazi di trascendenza. Era un'esigenza mia,
di lavorare appunto sulla trascendenza, ma era anche un'esigenza che sentivo nell'aria. E tutto questo nacque nel 93, a ridosso dunque dei grandi movimenti energetici, dalla convergenza armonica dell'86, questi grandi movimenti energetici e le prime grandi canalizzazioni che ci dicevano che cosa stava cambiando nel mondo. E allora questo mettere l'arte al servizio dell'amore divenne per me una nuova coscienza creatrice, cioè mi scoprì ad essere totalmente in un flusso, dove non ero più io a fare, ma era la grazia a fare. Certo, non è stato un lavoro che è avvenuto d'amblè, ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, ho dovuto accettare di essere rivoltata come un guanto, studiando, e ho visto che Sara anche testimoniava lo studio, e Lorenza anche testimonia lo studio, e ancora di più Alessandra testimonia lo studio. Lo studio in questo caso però non sono i libri, perché la biblioteca umana non può integrare l'esperienza divina. Lo studio della biblioteca universale, lo studio della Kasha, cioè divenire la conoscenza attraverso la pratica. Ecco, io mi sono messa al servizio studiando come? Con la pratica, la sadhana, dicono. E così viaggi dal Perù all'India per andare a cercare, come tutti in quegli anni, qualcosa che desse una ragione d'essere al nostro Occidente. La conoscenza di grandi maestri, proprio conosciuti fisicamente, Osho, ad esempio, anche se non sono una sannyasi. Il mio nome spirituale, Darshana, mi è stato donato in un ritiro tibetano, ad esempio. Quindi lo studio e la pratica, la sadhana di tante tradizioni che potessero darmi la possibilità di comprendere ciò che mi accadeva. E cosa mi accadeva? Mi accadeva che la connessione con i mondi invisibili diveniva sempre più forte, costante, in un flusso di percezione. Accadeva dunque che io mi stessi risvegliando, ma io non lo sapevo ancora. Io ho scoperto cosa significava vivere il risveglio della coscienza solo dopo un viaggio di un mese in Perù, dove gli sciamani rituali mi hanno messo alla prova, con prove molto molto forti, molto potenti. E di lì a poco incontrare l'esperienza in Italia di Babaji l'immortale attraverso un Satguru. E qui voglio leggervi cosa significa il guru, perché poi ciascuna di noi, in questo compito di essere messaggere, ed è interessante che questa parola messaggere è venuta da Luca, che vive chiaramente la dimensione spirituale e vive la forza del femminile sacro proprio nell'entourage di Crayon. Ma essere messaggeri è anche essere guru, cioè significa la rimozione delle tenebre e dell'ignoranza. Allora, la conoscenza di questi maestri, che io non posso chiamare guru, perché in questo momento non potrei chiamare guru neppure me stessa, eppure sono maestra in qualche modo della mia arte e di guarigione nei miei gruppi, ma è una possibilità di trasmettere la guarigione attraverso il corpo e lo spirito. Il guru è qualcuno che rende possibile rischiarare le tenebre e quindi portare l'ignoranza delle tenebre, cioè l'ignoranza dell'ombra, cioè l'ignoranza di una coscienza inferiore o anche mediana, verso una coscienza superiore. E dunque incontrare questi Satguru ha fatto sì che io comprendessi, attraverso poi la pratica, che io stessa poi ero messaggera di qualcosa. E qual era questo messaggio? Il messaggio era: dona il risveglio.
così come il risveglio è stato donato a te. Ma che cos'è questo risveglio della coscienza che poi diviene creatrice? All'inizio la coscienza genera se stessa e noi sappiamo che nell'umanità è anche una coscienza inconsapevole, agisce se stessa. Diventa creatrice quando la coscienza si osserva e può divenire l'espressione dell'unità dell'universo. Cioè la coscienza non è più separata né da sé né dall'uno ed esprime se stessa come totalità. Solo a quel punto può divenire creatrice. E quindi mi sono messa in cammino come messaggera. E come tale la grazia ha voluto donarmi qualcosa di speciale. Una incorporazione, possiamo definirla così? In termini tout court, quotidiani, potremmo dire channeling. Vedete, molte messaggere, la maggioranza delle messaggere, soprattutto nel mondo appunto del femminile, il fenomeno del channeling si è espanso, è esploso da circa 10-15 anni a questa parte. In realtà nasce proprio dalla convergenza armonica ed è esploso dopo il 2012 in maniera epocale, proprio alla fine di quello che doveva essere la fine di un tempo. Dunque, non sono una channeler in senso stretto, ma è come se la grazia venisse a incorporarmi e mi facesse divenire la possibilità di essere ogni cosa e attraverso questo essere messaggera. Dunque è una benedizione. Nel periodo della Quaresima, quello che stiamo vivendo, si dice che bisogna benedirsi l'uno con l'altro. Ma chi è che benedice il figlio? È la madre. Allora ho dovuto riconoscere in questo essere messaggera soprattutto il mio essere donna, il mio essere femmina, il mio essere sacro Ioni, sacra Ioni. Per accogliere Shiva, per accogliere il Dio, dovevo essere soprattutto Dea. Eppure avevo fatto anche il 77 all'università, ma era un femminismo che era arrogante verso il maschile. Per divenire veramente messaggera del femminino sacro, e poi fra pochino vi parlerò di questo, io ho dovuto abdicare al femminismo, cioè ho dovuto prendere la bandiera femminista e metterla nel cassetto, perché ho dovuto incontrare prima il mio maschile, cioè in che modo io potevo esprimere l'unità incontrando me come maschile. Un'altra immagine forte che mi hanno donato le maestrie è questa, un po' ve la leggo per ricordarmi le parole precisamente. Un uomo per divenire verso la perfezione, non è proprio un perfetto italiano, ma sapete, i maestri di luce parlano come gli pare. Cioè un uomo per diventare, per generare la perfezione, deve integrare se stesso con la femminilità, cioè quella qualità intrinseca di dolcezza e accoglienza che la quasi totalità delle donne possiede. Una donna, per contro, per divenire verso la perfezione, deve integrare se stessa con la mascolinità, caratteristica di forza, protezione, che è tra le qualità precipue del maschile. Così sia l'uomo che la donna potranno dimenticare il proprio sesso di genere e dunque la separazione dei corpi, generando un solo corpo, che è l'espressione della sincronicità delle energie e della integrazione di tutte le polarità. Ma è magnifico! È il senso di questo tempo che stiamo vivendo, è questo tempo in cui noi dobbiamo divenire messaggere, condizio sine qua non, senza un messaggero. Non ci può essere il messaggio. Come viene veicolato il messaggio? La grazia come fa a parlarci se non c'è chi porta il messaggio?
per abbeverare la sete di conoscenza ci deve essere l'acqua sacra di un messaggio. Il Graal si deve riempire del liquido divino, dell'amrita. Deve potersi nutrire, proprio come una Ioni si nutre dell'inga cosmico. Questo è il tempo dell'unione di ogni polarità, proprio il tempo che stiamo vivendo, il tempo della nuova era, che esploderà solo nel 2025, quando entreremo veramente nell'età dell'acquario. Compresi allora che dovevo mettere nel cassetto la bandiera femminista e scoprire invece un femminile che vuole integrare il proprio maschile. Allora, queste webinar in realtà sono aperte a tutti, non solo alle donne, perché non dobbiamo ripetere l'errore degli anni in cui le donne parlavano con le donne. Dobbiamo invece aprire al maschile, generando un cerchio sacro dove le riflessioni di genere devono essere superate da una condivisione sacra, rituale, alchemica. È una unione alchemica di luce. Ecco il mio compito. Unire alchemicamente con la luce. Così mi fu detto. Abbiamo scelto te. Anzi, io chiesi, ma perché avete scelto me? Io sto così bene, c'ho tutto. Ho una famiglia, ho due figlie piccole, allora ho un lavoro, ho un mio mestiere, perché scegliete me? Perché tu sai parlare, mi dissero. Perché tu sai conoscere l'animo umano attraverso la tua arte. Allora, quel risveglio significava scoprire me, ma soprattutto mettere a servizio le mie conoscenze per l'altro, e dunque scoprire l'altro come parte di me. Ecco il risveglio. Quando l'ho compresi, cioè quando compresi che quello che vivevo era essere nel risveglio, io non vedevo più la differenza. Cioè le facce che incontravano per me erano simili. Non vedevo la differenza dei volti, ma vedevo dei volti che potevano sembrare come gemelli. Anzi, la grande esperienza che ho vissuto in India, una fortissima esperienza estatica, alla fine di questa esperienza io non riconoscevo neanche mia figlia che era con me, perché assomigliava come una gemella monozigote a tutti gli altri. E ciò che vedevo poi non erano altro che parti di me. Dunque, non l'altro come specchio, ma l'altro come te. Io sono te, tu sei me. Ed era come sentire le parole delle mie compagne stasera come parte di me, come parte di un unicum. Questo è il tempo. Un mio incipit è: il tempo è ora, il tempo di comprendere l'unità di tutte le polarità. Allora la coscienza ha necessità di risvegliarsi. E il mio compito come messaggera è generare il risveglio attraverso il campo di coscienza delle maestrie che reco, risvegliare le coscienze, ma risvegliarle dove? Nella creazione. Non solo creatività, e cioè scoprire i propri talenti, ad esempio. Magari sapere che hai sempre voluto disegnare, non l'hai mai fatto, hai sempre voluto scrivere, non l'hai mai fatto. Risvegliare la propria creatività anche diventando una cuoca vegana. Mi è capitato di avere allieve che poi hanno scoperto cose di loro che le hanno portate verso delle dimensioni diverse, no? Del loro essere. Ma prima di tutto la coscienza ha bisogno di risvegliarsi a se stessa, cioè nutrire una consapevolezza superiore. Anzi, io dico sovramentale, cioè oltre la mente. Ciò che deve accadere in questo tempo è che tutte le conoscenze che noi abbiamo come donne e come uomini e tutte le conoscenze che ci sono state infuse dai maestri di tutti i tempi, da Buddha a Cristo, a Babaji l'immortale, a Crayon stesso, ai maestri ascesi, a Saint Germain, Kutumi, El Moira, Sananda,
incorporei, devono convergere verso un senso di unità che deve portare la coscienza a nutrire se stessa in una consapevolezza sempre più alta. E questo come può avvenire? Solo abbattendo la mente. Ecco, questo è stato il passaggio successivo della mia esperienza. Ebbene, cosa poteva significare il mio risveglio se io non ero in grado di essere messaggera di questo abbattere le soglie della mente che ci costringevano, che ci costringono ancora, questa umanità, a vivere spazi di coscienza inferiore e mediana, che non ci porteranno nella famosa altra dimensione, ma che ci terranno ancora ancorati a questa matrix invisibile che tesse ancora le sue trame. Che senso aveva il mio risveglio se non fosse stato invece qualcosa da condividere, da donare, da portare? Il risveglio spirituale è all'interno del viaggio mistico, dunque la spiritualità come viaggio interiore deve poter contemplare una coscienza evoluta. Le tre dimensioni, quelle che conosciamo, la prima, la seconda e la terza in cui viviamo, sono tre spazi coscienziali. Questa è stata la grande percezione del mio risveglio. E approfondendo poi lo studio dell'Advaita e divenendo Advaitin, cioè messaggera del terzo libro dei Vedanta, è stato chiarissimo. Le tre dimensioni che abbiamo vissuto sono tre spazi coscienziali, che possiamo dire coscienza inferiore, coscienza mediana, coscienza tra mediana e superiore, questo tempo. Ma non basta, perché c'è ancora la mente. La mente genera sempre se stessa. Dunque, la coscienza può essere evoluta come vi pare. Potreste essere saggi, ma non illuminati. Potreste essere sagge, ma non risvegliate. La coscienza deve poter ambire ad uno spazio coscienziale oltre la mente. Era il messaggio di Buddha, ma vale per oggi. Ma come? Attraverso il cuore. Lorenza parla di cuore, Alessandra parla di cuore, Sara parla di cuore, tutti parliamo di cuore. Ma la fioritura del cuore non è una cosa che accade perché tu lo vuoi. Non basta, come non basta la legge dell'attrazione, come non basta la legge del perdono. Prima di poter perdonare, devo poter riconoscere l'odio, il risentimento, che sono aspetti di una mente e di coscienza inferiore. Dunque, coniugare le ombre con la luce, anzi, portare in luce le ombre, ma non attraverso i mezzi tradizionali, solo generando un campo di coscienza, cioè massa critica. Allora la mia voce, più la tua, più la tua, più quella di un altro, ognuno con le proprie conoscenze, laddove poi questa conoscenza è portata ad un livello sovramentale, come negli insegnamenti che io dono, allora la massa critica è enorme. Pensate, basterebbero solo 65 milioni di persone per risvegliare 7 miliardi di esseri umani. Com'è possibile che il messaggio del Buddha non si sia ancora realizzato? Com'è possibile che il messaggio del Cristo non si sia ancora realizzato? Com'è possibile che il messaggio di Babaji l'immortale non si sia ancora realizzato? Semplicemente perché l'ancoraggio alla terza dimensione è ancora molto forte, perché ancora c'è la mente. Allora il mio compito come messaggera è condividere un campo di coscienza che abbatta la mente. Così possiamo sperimentare il mondo come una rappresentazione dell'energia di Dio, dell'energia divina. Io tra l'altro faccio una grande differenza tra Dio e
la più ampia coscienza illuminata. Dio in fondo è un concetto che poi tra l'altro può cambiare di tradizione in tradizione. Nei Vedanta si dice il tutto ciò che è, l'infusione con l'energia vitale, con il prana universale. Le maestrie che incorporo sono gli Elohim di luce e Melchisedec il sempreveniente, colui che torna. Melchisedec è un sincretismo tra Buddha, Cristo e Babaji l'immortale. Loro mi hanno donato uno spazio coscienziale che io posso condividere solo stando nella presenza di questo campo di coscienza, per far sì che il mondo divenga coscienza creatrice, cioè rappresentazione dell'energia divina che è in ciascuno di noi. Non è che dobbiamo mettere in scena il nostro essere migliori, dobbiamo divenirlo. Siamo dei cercatori spirituali, dobbiamo celebrare il giorno dell'iniziazione come il dono più prezioso, allora dobbiamo divenire quella rappresentazione. Non possiamo essere disgiunti di mattina una cosa e di notte un'altra cosa. Tutto deve essere uno in noi. Qualche giorno fa, in una trasmissione radiofonica, parlavo dell'ego che ha bisogno necessariamente di generare conflitti per esprimere se stesso. Quanti conflitti viviamo tutti i giorni? Il pancreas fa pugni con il fegato fa pugni con lo stomaco fa pugni con i polmoni, le mani, la mano destra fa pugni con la mano sinistra, l'emisfero sinistro fa pugni con l'emisfero destro. E allora? La mente è sincronica, cioè oltre la mente stessa ti può donare l'unità. La mente sincronica non si compra al supermercato, è un dono della grazia. Questo ho capito nel mio essere messaggera, abbandonando ogni parte di ego, e l'ho dovuta abbandonare. L'ho dovuta abbandonare anche soffrendo nel corpo, soffrendo nell'anima, soffrendo emozioni forti, e soffrendo anche all'interno della famiglia stessa per portare il mio messaggio, soffrendo anche le emozioni umane, perché chi porta un messaggio che a volte può essere anche controcorrente può anche rischiare di essere linciato. Qual è il dono più prezioso dell'iniziazione a questo nuovo tempo? La nuova era non si vende al supermercato e non è un affare di marketing e non è un business. La nuova era è una iniziazione. Bisogna chinare il capo e farsi toccare la fontanella dall'acqua sacra, dalla Shaktipatta. È un viaggio dove Shakti deve salire verso Shiva e solo a quel punto Shiva può scendere verso Shakti. Questi due elementi, maschile e femminile, sono per me la saggezza delle origini che si sposa con la nuova scienza spirituale. Infatti negli insegnamenti che reco io parlo di nuova scienza, una scienza olografica, cioè rappresenta olograficamente il tutto in ogni singola parte del nostro essere. Allora, questa iniziazione deve avvenire sì attraverso il risveglio, ma attraverso una vibrazione. Innalzare la vibrazione attraverso parole luminose che solo la madre sa dare. E questo è stato anche un altro dei grandi doni ricevuti, l'energia della Madre Divina, che dono nel darshan della luce. Lì è stato molto chiaro il doversi fare da parte per esprimere totalmente la mia umanità. E quando Sara prima diceva io sono molto nella materia pur essendo spirituale, ecco, è la cosa più difficile, integrare la materia nello spirito, ma questo può avvenire solo in una iniziazione. Quello che Melchisedec mi comunica è
che la nuova era è una iniziazione che dobbiamo ricevere e gli strumenti che sono stati messi al servizio attraverso umilmente il mio mandato sono così preziosi che così preziosi e potenti che delle volte sono per me una grande meraviglia. Tutti quelli che hanno vissuto questa esperienza iniziatica attraverso il campo di coscienza di ciò che reco hanno potuto vedere la deflagrazione delle energie cosmiche superiori che forniscono delle visioni e possono aiutare a sperimentare la luce sorgente. Questa è nuova era, luce sorgente, attingere a quella fonte sacra, meravigliosa. E l'esperienza yogica, allora, divenire tutte yogini, divenire tutte cercatrici, tutti cercatori della pepita d'oro. È un po' questo terzo millennio, e vado a concludere, è un po'... parafrasando l'anno 1000 e un po' il periodo delle indulgenze. Siamo arrivati alla conclusione, vi saluteremo una a una. Ringrazio Darshana, ringrazio Alessandra e Lorenza. Spero che vi sia piaciuto e sicuramente potrete riascoltarlo, potrete contattarci su Facebook, sulla pagina Il Femminile Sacro o privatamente. Sara, scusami un attimo, dobbiamo mandare un video che è molto importante. Sì, andiamo con Luca. Ecco, e questo video che andremo a vedere fra poco è un video che vi può permettere di entrare in uno spazio coscienziale superiore, anzi sovramentale. È un dono che viene direttamente dalla fonte, dal Melchisedec sempreveniente e dagli Elohim di luce. E attraverso questo video vado a concludere che possa essere di aiuto per tutti, ringraziando le mie compagne di viaggio e vi saluto. E a presto. Grazie Luca, grazie a tutte. Se è possibile mandare anche solo un minuto di questo video. Grazie Sara. Allora facciamo così che prima salutiamo tutte, poi dopo mandiamo il video, col video si concluderà direttamente, quindi volevo salutarvi personalmente dicendo un'ultima cosa, il risveglio non ha età. Troppo spesso si sente dire c'è un'età per qualcosa, c'è un'età per quello. Il risveglio non ha età, non preoccupatevi che non è mai troppo tardi. Certo, ci sono bambini che sono già risvegliati a 3 anni, quindi. Ma ci si può anche risvegliare a 60, cioè non è obbligatorio. Anche a 100. Esatto, quindi mi raccomando, non dubitate mai della fiamma che è dentro di voi, prima o poi si trova. Un bacio a tutti e grazie. Ciao. Alessandra, vuoi salutare anche tu? Sì, volevo lasciare spazio al video di Darshana perché so che cosa comporta. Comunque sono felice e onorata di questa serata e grazie a tutti quelli che hanno avuto il cuore di ascoltarci. Grazie.